tanti additavano queste due formazioni come le favorite alla vittoria finale, in tanti hanno cominciato a parlare di questa partita già dal post-gara di settimana scorsa, il 23 maggio. A parlare è l'Annibale Riva, perché uno scherzo della classifica ha messo di fronte al Benga Ligorna già ai quarti di finale del campionato di eccellenza. 180 minuti, una delle due che dovrà abbandonare il torneo. Gara 1 nel ponente, Grandoni contro Monteforte. Parlerà il campo e il dialetto dei primi minuti. È uno spiccato agento genovese, perché dopo solo 120 secondi una punizione di Dotto destinata al fondo viene prolungata a centro aria. La difesa locale è immobile e Brusaca, professione difensore, in rovesciata. Sblocca la gara, un avvio scioccante per i padroni di casa che accusano il colpo. Ligorna morde la gara con ferocia al decimo, trova già il raddoppio. Placido scende in area di rigore da destra dopo che un pallone aveva attraversato tutti i 16 metri. Il numero 5 salta un paio di avversari e fredda Gianrossi. Sul primo palo un 1-2 terribile che manda in confusione gli uomini di Grandoni, quelli di Monteforte ne approfittano e dopo un contropiede da manuale non finalizzato per questione di centimetri da Salvini, prima di metà frazione arriva addirittura il 3-0, cross dalla destra e Tripoli, non proprio un colosso, solo a centro aria, gira di testa quel tanto che basta per centrare l'angolino basso. Due cambi per la Benga già nei primi 20 minuti, nel finale di tempo è il capitano Costantini a provare a spronare i suoi con un missile dai 20 metri che Azzori toglie da sotto la traversa e pochi minuti dopo dal destro del numero 10 nasce un'altra occasione che insolito non è convinto nel tramutare nel gol del 3-1. Prima del duplice fischio sale il tasso agonistico della gara per un intervento a centrocampo di Carlo su Anselmo. Nella ripresa la gara sonnecchia fino al 17esimo, quando Costantini trova Lupa a centrare. La girata del 32 è contrata in calcio d'angolo, la risposta ospite arriva dopo 10 minuti con lo scambio Placido Pittaluga, il tiro cross di quest'ultimo che non raggiunge Tripoli sul secondo palo, in un secondo tempo senza troppi sussulti con Ligorna che amministra la Benga, che dalla tre quarti in su si scontra con un autentico muro. L'ultima occasione per Ruffino che da dentro l'area su azione da corner spara alto, finisce 0-3, qualcosa di più di una serie ipoteca al passaggio turno per gli uomini di Monteforte.